interna di campionato, finalmente dopo 9 mesi sono riuscito a capire di che canzone si tratta. Dunque, atmosfera da brividi questa sera per una finale che torna al palazzetto dello sport della capitale dopo quella scudetto di 11 anni fa. E gli arbitri pronti ovviamente alla palla a 2. Il quintetto delle ultime settimane: Whelan, Rocky, Toffoli, Focù, Valentini. Partiti dunque. Primo palleggio è di Gaston Whelan, che vuole il movimento dei compagni. Passaggio bowling per Valentini, sbaglia canestro. Primo tiro preso per errore, rimbalzo e per la formazione ospite, che si schiera con Cipriani, Matteo Battisti in palleggio, ovviamente Broglia, eccolo qua in palleggio Giorgio Broglia, vuole l'uno contro uno con Valentini, viene raddoppiato e triplicato, riesce comunque a trovare i primi due. Eccolo qua Federico Casoni che riceve proprio, viene portato fuori dalla linea dei tre punti da Valentini, sbaglia completamente la tripla. Rimbalzo per la Virtus, Rocchi ci pensa su, non si prende la tripla, decide di andare dentro, c'è traffico e allora si va da Whelan, il blocco energico di Focù, Whelan ancora per Valentini, Toffoli che non ha spazio per il tiro, la Virtus non ha costruito nulla in questa serie d'attacco. 4 secondi, Rocchi con lo step back da 3, Rocchi ci pensa su, la mosca, i punti numero 3 e 4 in questa partita. Già dall'altra parte però la Virtus con Simone Rocchi, Focù, Toffoli non può esimersi da tre punti, è una finale, non ti puoi esimere da prenderti questi tiri se ti viene lasciato un po' di spazio. Casoni intanto con la circolazione di palla ad armare la mano per il tiro da tre punti di Bracolmo, anche la galleria, palleggio di Rocchi, un movimento alla Heidegger, oserei dire, con i piedi dentro, lo scarico ancora per Focù. Focù, oh! Si porta a casa come trofeo di caccia i ferri del palazzo, e quando si tratta di decollare ci sa fare come pochi. Tanto palla recuperata dalla Virtus, Toffoli, Adriele con il palleggio del giocatore con la maglia numero 6. Frattempo tentativo che va a bersaglio, iniziare questo secondo quarto di questa finale. Whelan ancora in palleggio, 4 secondi, 3 secondi, 2, bisogna tirare, palla persa, poi Tognacci la va a recuperare per Cipriani, bruttissimo attacco della Virtus per iniziare questo secondo quarto. Cipriani in palleggio, si gioca a difesa schierata cercando proprio Lovisotto, ma non ci sono spazi. Allora va dentro, penetrazione, Matteo Battisti, c'è un contatto, poi riesce a recuperare. Scorso anno una finale campionato boliviano con l'Atomico De Cayero, dato errore da parte ancora della Virtus, dicevamo di Martinez, oltre 10 di media questo inizio di stagione proprio nel nostro girone con la Supernova. Poi a gennaio è stato tagliato. Eccolo qua Martinez che prova la tripla, la manda a bersaglio. Gli ultimi 5 punti ospiti, tutti di Broglia, hanno ricacciato la Virtus a meno 9, 14 secondi per chiudere un primo tempo. Abbiamo visto un secondo quarto terribile, va dentro Whelan, trova lo spazio, non trova il canestro e poi subisce un fallo. Segna, segna Gasti con coraggio, con un scavuto davvero poco dalla panchina. Si riparte dunque con Whelan, Rocchi, Focù, Andrea Valentini e Toffoli, il quintetto iniziale di gara, il quintetto iniziale del secondo quarto per la Virtus. Andrea Valentini cavalcato subito dai compagni, sbaglia due volte sul canestro, si prende un altro rimbalzo, Andrea con grande volontà per Leonardo Cipriani nella fase play-in gold contro la Virtus. Whelan intanto in palleggio, Gasti, Toffoli che si è molto ben comportato sia a livello difensivo sia con una tripla importante. Rocchi quale va dentro, scarico nell'angolo per Toffoli, ancora Rocchi, la tripla dall'angolo, Rocchi la mosca atomica, suona la canna. Ripetiamo ancora, 177 gare con la Romu Red Fides di Varese, lui che ha militato anche a Dolleggio,
altro giocatore arrivato nel mercato di riparazione. Rocchi intanto passa dietro il blocco di Focù, ancora dentro Rocchi, scarico nell'angolo, Zoffoli importante da tre, Adriano Zoffoli per la parità contro 33. Se fosse possibile ancora più aumentata l'intensità di questa partita, intanto è fatto dai ferri del palazzetto dello sport di Roma Matteo Battisti. Ancora Whelan va dentro, approfitta della caduta di una bozzata di Whelan. 57 da giocare, un 9 e un Virtus, 5-4 e 4-5. Sommerso di fischi Martinez, si prova a prendere la linea di fondo, ma c'è Valentini che non lo molla neanche per scherzo. E allora si cerca Matteo Battisti, che è un piccolissimo pertugio, tira ma sbaglia. Si è chiusa la saracinesca del canestro. Whelan dentro, Whelan! Alla Spanulis! Attenzione alla penetrazione di Martinez, questa volta frenato proprio da Petruccia, no, si deve prendere la linea di fondo, pasticcia. Il giocatore argentino riesce comunque a mantenere vivo il possesso, Broglia con la mano sinistra, fa un canestro di una... o invece qualcos'altro che aveva sede a Pesaro. Era ovviamente una cuscina, tanto errore, palla recuperata dalla Virtus, ultimi 1 e 10 da giocare. Petrucci da 8 metri, da Flick, Petrucci, ultimi 44 secondi, più 8 Virtus, 16 a 12 il parziale, intanto attenzione l'errore. Anzi, 26 punti realizzati dalla Virtus, partenza un po' sospetta di Maruca, Martinez da 3 punti, fa male, questa tripla fa male, lato dal 2 più 1 di Broglia, dalla tripla di Martinez. Whelan avrebbe lo spazio per prendersi il tiro, non si può esibere ma sbaglia. Da dall'altra parte Tognacci, quale va dentro, si appoggia all'avversario, finisce per perdere palla, avrebbe avuto un fallo che non c'era. Dentro Whelan su un piede solo, sbaglia il tap out preziosissimo di Giorgi per Petrucci che non si prende la tripla. Rocchi si prende il long two, metto con le due torri che non ha sortito molti effetti per gli ospiti. 7-19 da giocare, 5 di vantaggio per la Virtus. Battisti ancora, attenzione a Martinez che ne poteva ricevere, poi la tripla di Broglia che non riesce a trovare il bersaglio grosso, rimbalzo poi e palla nelle mani di Whelan che accelera, va dentro, un bonus, quindi 3.55 da giocare, ancora Gasti Whelan, Petrucci che se la sente da 3 di tabella, lo merita, Nick, lo merita. Ma cosa dobbiamo dire ancora in più di questo giocatore? Che cosa dobbiamo dire ancora in più di questo giocatore? E so che arrabbia Whelan che avrebbe avuto un po' di energia dalla sua difesa. Si resta però su un buon più 10 a 1.35, chi l'avrebbe mai detto? Dopo la prima gara di play-in che l'ha vinto in finale, in gara 1 si sarebbe trovata a più 10 a 1.30 dalla fine. Petrucci, gran palla, Andrea Valentini, proprio lui, 12, 1.19 da giocare. Attenzione a questa tripla che non va, il rimbalzo solo maglie bianche. 1.12, il segno della resa, la Loreto Pesaro si arrende, è ufficiale in questa gara 1 ovviamente. Sul meno 12 Rocchi va dentro, subisce un contatto da Martinez, ancora Rocchi lo disorienta, poi riesce l'argentino a carpirgli palla. Whelan vorrebbe fargli un fallo, sono degli abbracci ovviamente in panchina, siamo solamente a metà dell'opera. 2 superata della pallacanestro romana, la Virtus vince 79-69. Rimanete con noi perché saremo tra poco in campo per le interviste. Per il momento è tutto, anche per Alessandro D'Ambrosio, con un saluto e ringraziamento da Lotteresi.